una situazione durissima, anche perché qui, quando dico sempre, non è una città grande come una grande metropoli che non si conosce, quindi 5 defunti possono essere, sembrare pochi, ma a parte che sono tanti perché siamo circa 2200 abitanti, ma poi qui si conosce tutti. Vincenzo D'Ercole ha 29 anni ed è uno dei sindaci più giovani di tutta Italia. Da maggio 2019 amministra il piccolo comune di Castiglione Messer Raimondo, nel Teramano, un paesino colpito duramente dall'emergenza coronavirus, tanto da diventare il Vodo Abruzzo, anche perché è uno dei centri completamente isolati dalla regione che l'ha inserito nella sua zona rossa. Nei giorni scorsi anche lo stesso giovane sindaco ha scoperto di essere positivo al virus. E come la maggior parte dei dipendenti del suo comune, adesso è in isolamento domiciliare. Come stai? Per il momento bene, un po' stanco, ma bene. Siccome mio padre era stato in contatto con un positivo che è venuto a mancare, e poi la ASL nel tracciare tutti i contatti ha fatto tutta la mia famiglia i tamponi. Io e mio padre siamo positivi, mia mamma è negativa. Com'è la situazione in paese? È abbastanza drammatica. Abbiamo 33 positivi e 5 defunti, molti ricoverati anche in terapia intensiva. Castiglione è un po' la Vodo Abruzzo? Sì, esatto, così ci hanno definito. Beh, è una situazione durissima, anche perché qui, quando dico sempre, non è una città grande come una grande metropoli che non si conosce, quindi 5 defunti possono essere, sembrare pochi, ma a parte che sono tanti perché siamo circa 2200 abitanti, ma poi qui si conosce tutti. L'ospedale più vicino che è quello di Ari, che adesso è il primo ospedale Covid della provincia. Nei primi casi avevamo subito chiesto la zona rossa perché avevamo capito che qualcosa qui non andasse. Poi dopo 8 giorni di trattative con la regione ha finalmente deciso la regione di cinturare quest'area e diciamo che mi auguro che nei prossimi giorni iniziamo a avere i risultati di questa zona rossa. Cioè una mobilità completamente abbattuta e lavorano solo le aziende dell'agroalimentare. Il sindaco in questo caso è colui che raccoglie tutte le istanze, da consulenza psicologica, a consigli medici, oppure di tutto, veramente di tutto. Ma guarda, io il telefono cerco di rispondere sempre, a parte qualche ora che lo spengo per gli ovvi motivi di riposo, perché dopo un po' non ce la faccio, no? Cioè sto bene ma sono un po' debole, però continuo a fare tutto, poi cioè, i consiglieri che mi collaborano con me, che mi portano in eventuali documenti da firmare, quindi diciamo che... Visto che insomma abbiamo paragonato un po' alla Vodo Abruzzo, gli AVO, essendo un comune anche piccolo, hanno cercato di fare il tampone a tutti per vedere un po' come la situazione. Io la chiedo da settimane ormai questa cosa, la altra mi dice che non è possibile, però ve la continuo a chiedere fino a quando spero di cambi idea. Ho sempre detto che io non sono un medico, ma sono un ingegnere, però penso che avere uno screening generale della popolazione possa aiutare a capire qual è l'effettiva diffusione nel suo territorio. Circa 600 ultra 65. La cosa principale è che non ci si deve abbattere, si deve continuare a dare speranza alla popolazione e tenerla al massimo informata, così da che si possa sentire parte integrante di questa battaglia che stiamo facendo e ne usciremo al più presto. Noi stiamo collaborando anche al massimo con l'opposizione, che in questo momento siamo l'unico organo istituzionale, perché in questi momenti non ci si deve dividere.